Allora, buongiorno. Ciao. Ciao. Allora, facciamo qualche piccola domanda per costruire un pezzetto, perché non riusciamo a prendere tutta la tua carriera. Allora, una cosa che avevo pensato è che in genere il nostro approccio, l'approccio del Movimento Solidale, è sempre stato quello di guardare avanti, no? Quello che compare sulla frasina dei nostri social, è che gestiamo i servizi sociali di questo territorio e proviamo a immaginare, no, come costruire quelli del futuro. Oggi però è un'occasione, diciamo, particolare, quindi solo per stavolta, se tu ti guardi indietro a pochi giorni dalla pensione, quali sono le prime immagini che, come dire, che vedi, che ti si stagliano nella mente, diciamo? Ma sono tantissime perché la storia del consorzio è una storia che è nata nel 1997 e che ha avuto una serie di vicissitudini, sempre in crescita. Io come immagini ho le prime riunioni della squadra, si doveva veramente costruire un servizio nuovo, perché non era facile mettere insieme, così come ho già detto molte volte, tre storie, tre realtà territoriali che avevano dei presupposti estremamente diversi. Saluzzo aveva una metodologia di lavoro di un certo tipo, era stata gestita dall'ASL, così come Fossano e Savigliano, e quindi le prime immagini che mi vengono in mente sono le riunioni che facevamo con la squadra di allora e quindi, insomma, doversi mettere intorno a un tavolo per cercare di rendere omogeneo il più possibile il lavoro, non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista del metodo. Certo. E come è ovvio, da quegli anni in cui stavate letteralmente costruendo il consorzio e i servizi, molte cose sono cambiate, però il modo, l'approccio di gestire i servizi socioassistenziali, secondo te, dalla fine degli anni 80 a oggi, ha subito qualche cambiamento radicale? O... È cambiato tantissimo e il segreto, io credo, di un servizio che deve in qualche modo occuparsi di persone fragili deve essere proprio quello del cambiamento. Non si può pensare a un servizio statico, un servizio che lavora sempre nello stesso modo, perché inevitabilmente la realtà cambia, la realtà si modifica e i servizi devono essere in grado di recepire questi cambiamenti. Quindi da una visione mirata soprattutto al soddisfacimento dei bisogni primari della persona si è passati con gradualità, e non ci si fermerà qui, a una dimensione più territoriale, più di comunità, più, come dire, volta a migliorare non solo la qualità delle vite delle persone fragili, ma anche la qualità della vita delle persone che vivono all'interno di questa comunità. Quindi non solo da un punto di vista delle risposte, ma anche da un punto di vista del coinvolgimento di tutti coloro che all'interno della comunità possono contribuire a migliorare la qualità di vita. Se io penso oggi rispetto agli inizi, le persone che il Consorzio Movimento Solidale coinvolge sul territorio, la rete di Tor, sono moltissime, sono tantissime, associazioni, cooperative, privati, volontari, e questo secondo me è il segreto per riuscire a lavorare in modo efficace. Bene. Allora, noi sappiamo che tutti si occupate ovviamente di tutti i settori sociali, quanto direttore, dirigente, insomma, però sappiamo anche che sei particolarmente legato a quello della disabilità, no? Che un po' fa parte anche delle tue origini. Ne avrai tanti, però ti viene in mente un aneddoto, una situazione che magari ricordi con emozione di quegli anni trascorsi, appunto, nel Movimento Solidale, che abbia a che fare con questo ambito qui dell'handicap? E guarda, ricordi ne ho tantissimi, perché io ho iniziato subito dopo l'università, a giugno, primo giugno del 1983, facendo l'obiettore di coscienza in un centro diurno per disabili. Subito lì. Quindi ho iniziato e mi occupavo anche del trasporto delle persone disabili, no? Trasporto che già allora presentava degli aspetti critici e continuano a permanere tutt'oggi. E insomma, sulla disabilità anche si sono fatti dei passi da gigante, perché diciamo da servizi come il centro diurno oggi riusciamo ad offrire un novero di possibilità molto molto ampie, e tante
bisognerà costruirne ancora, perché il segreto nell'affrontare il tema della disabilità è quello ovviamente di personalizzare il più possibile le risposte in relazione alle caratteristiche delle persone. Forse la cosa che mi ha emozionato di più in tutti questi anni è quando, dopo aver assunto la gestione della struttura Arcobaleno, aver trovato all'interno delle persone che erano ancora contenzionate, parliamo del 1998, con un lavoro anche lì grandissimo, grazie agli operatori che si sono succeduti all'interno della struttura, siamo riusciti a levare le contenzioni. Quello è stato un momento veramente molto molto importante e molto emozionante, che ha, come dire, stravolto, no, le regole della vita all'interno di quella comunità per quelle persone che erano lì da tantissimi anni. Diciamo che non solo voi, perché hanno fatto anche ovviamente da altre parti, ci mancherà l'Italia, ma lì cambiava proprio un po' la storia, non mi sembra, perché si passava da un modo di intendere, come dire, la malattia, che era, diciamo, pure più ghettizzante che altro, a invece quello di fornire un servizio per fare, no, per riuscire a dare il meglio possibile a queste persone. Certo, certo. Quello che dicevo prima sulla necessità di dare risposte il più possibile individualizzate assumeva un'importanza fondamentale, no, all'interno di una struttura dell'ex manicomio, dove la concezione era quella di un servizio totalizzante, cioè dare a tutti lo stesso tipo di risposta. Okay. Abbiamo già, appunto, è uscito già un paio di volte in questi minuti, ma la cosa che pensavo, che ancora di più una lezione che abbiamo imparato in questi due anni di pandemia, ammesso appunto che ce ne fosse ancora bisogno di impararla, e che da solo l'individuo non va da nessuna parte, ma la comunità è il cuore di una società civile e solidale. Pensi che il territorio che lascia adesso nelle mani del dottor Enrico Giraudo, che sarà il tuo successore, quello che fa capo ovviamente al Movimento Solidale, quindi Savignanese, Saluzzese, Fossanese, riesca anche, grazie al Movimento Solidale, ad essere inclusivo verso le persone più fragili, oppure c'è ancora tanto lavoro da fare per riuscire a poterci definire una comunità solidale? Ma guarda, prima di rispondere alla tua domanda voglio fare una premessa. Io credo che uno degli elementi importantissimi all'interno del nostro ente sia il lavoro di squadra. Su questo ci tengo tantissimo a sottolinearlo, perché è stato, e credo e spero sarà, sono assolutamente convinto, come dire, uno dei segreti. Uno dei segreti non solo per poter discutere nelle sedi opportune le scelte da fare, ma anche per dare agli operatori che operano all'interno del nostro consorzio un senso di partecipazione e un senso di identificazione che è fondamentale nella gestione dei servizi sociali. È vero che gli operatori sono operatori, ma ciascun operatore deve avvertire in modo consapevole che lavora all'interno di una squadra e che quella squadra opera in modo sincrono per raggiungere degli obiettivi. Io credo che questo sia uno degli elementi qualificanti del nostro ente e mi assumo la responsabilità, no, di pensarlo e di crederci, ma sono convinto che effettivamente così, e anche i messaggi che mi stanno arrivando dagli operatori in questo periodo, come dire, accentuano, no, questo clima di serenità, un clima serio, un clima comunque che è dettato dalla voglia di fare, ma anche dalla consapevolezza che ognuno di noi contribuisce in modo forte, importante, e determina un po' di cambiamento che noi abbiamo intenzione di portare. Sono assolutamente convinto che Enrico abbia le carte in regola per continuare in questa direzione, ne sono convinto. La squadra è una squadra fantastica, perché insomma, devo essere grato anche e soprattutto a loro, se le cose funzionano e funzionano bene, i riscontri ci sono, e quindi, come dire, sono contento e vado via sereno e tranquillo, ecco. Ok, adesso ti farei un'ultima domanda che mi sembra un po' quasi da trasmissione della domenica pomeriggio, ma cioè che cosa farai adesso, nel senso se resterai in zona, inteso come in zona del sociale, o se invece ti aspetta un capitolo completamente nuovo della tua vita? No, guarda, lo sono chiesto anch'io fino a un po' di tempo fa, però
Per un periodo no, per un periodo devo staccare la spina, devo proprio come dire, prendermi un periodo di pausa. E poi io ho tanti, insomma, tanti interessi miei personali, e la cosa che mi dà piacere è quella di poter avere un sacco di tempo a disposizione per poter approfondire, insomma, delle passioni che io ho in campo artistico, ecco, diciamo. Per cui assolutamente, insomma, sono contento, spero di potermi anche dedicare a cose che mi interessano, che fino ad oggi ho avuto poco tempo per farlo. Va bene, direttore, grazie mille. Grazie a te, è stato un piacere, come sempre.